Buongiorno amici del canale, sono tornato. Oggi è piena mattina, ce la farò come la scorsa volta il pieno cameraman, io stesso. Spero che vi aggradi la cosa. Mi scuso per non aver postato il video settimana scorsa, ma con la Pasqua incombente ho fatto un cattivo ragazzo e non sto qua a dilungarmi. Oggi fantastica ricetta, guarda che capelli, sono appena sveglio, sono in pigiama. Allora, oggi faremo uova e ricotta, si chiama la ricetta, per una colazione evitando gli integratori. Cioè, io solitamente le colazioni le faccio spesso con gli integratori. Però se avete tempo, questa ricetta vi fa partire la giornata deliziosamente. Andiamo a vedere cosa ci serve per questa ricetta. Per prima cosa, prima della ricetta, assicuratevi di accendere il forno e impostarlo a 180 gradi. È la cosa più importante, dato che la ricetta sarà abbastanza veloce e il forno ci serve immediatamente caldo. Allora, per questa ricetta, le dosi per una persona, perché le dosi erano per più persone, ma io l'ho divisa per me, 3 uova grandi possibilmente, queste qua sono normali comunque, peperoncino, pepe nero, vabbè, sale e pepe. Quanto basta. Poi abbiamo verdure miste, in questo caso io ho utilizzato 100 grammi, 120 grammi di peperoni, 120 grammi di zucchine e se era più gradante la cipolla, ma dato che non ce l'avevo, ho usato lo scalogno che comunque fa il suo stesso lavoro e come il sapore è uguale, mezzo scalogno, 110 di zucchine, 120 di peperoni per ripetere, parmigiano grattugiato, abbiamo circa 30 grammi e ricotta appunto abbiamo 100 grammi esatti. Allora, eccomi qua, le inquadrature tattiche le trovo tutte io, fi, guarda lì. Allora, per prima cosa accendiamo la nostra padella. Accendiamo la nostra padella, ovviamente a fuoco non eccessivamente alto. Ci mettiamo un goccio di olio, anche serve, olio extravergine in questo caso. Ce ne mettiamo circa 2 cucchiai barra 3 e ovviamente andiamo a mettere le verdure in ordine di cottura. Come ben sapete, peperoni e zucchine ci vorranno un grado di cottura più alto, cioè ci vorrà più tempo, mentre lo scalogno, io qua ho mischiato tutto, ovviamente ho cannato lo scalogno, cerchiamo di lasciarlo per ultimo perché comunque cuoce molto velocemente. Ok, come vedete ho lasciato lo scalogno per ultimo. Cerchiamo di fare una bella cottura delle verdure, che a seconda dipende ovviamente dal tipo di verdura. Queste ci vorranno almeno un 5-10 minuti prima di aggiungere lo scalogno e terminare la cottura. Non è importante che le verdure siano cotte a puntino, perché comunque termineremo la cottura in forno. Mentre le verdure cuociono, giusto per farvi vedere, eccomi qua. Quadratura tattica numero 2, le verdure stanno cuocendo, mentre le verdure cuociono noi a parte mettiamo le nostre 3 uova, 1, 2 e una 3. Le uova, nel frattempo facciamo saltare la nostra mamma mia che odorino. Ciao, allora tac, mettiamo la nostra ricotta e il nostro parmigiano e sbattiamo il tutto. Ok, aggiustiamo di sale e pepe, quello sta a voi, come sempre io metto anche sempre poco pepe perché sapete che non è che sono amante particolare del pepe. Ok, perfetto. Allora, impasto numero 1, qua abbiamo ricotta, le 3 uova,
i 30 g di parmigiano, sale, pepe aggiustato. E qui abbiamo le verdure che stanno cuocendo. Ok, eccomi. Sto prendendo fuoco, figa. Allora, le verdure qua sono passate i nostri 5 minuti. Aggiustiamo di peperoncino. Questo è facoltativo. Sta a noi vedere, io ne ho messo pochissimo, giusto per... Ok. Per finire mettiamo il nostro scalogno. Ora 2-3 minuti di cottura e continuiamo e abbiamo quasi finito. Eccomi qua, mi ero scordato una cosa importantissima, anche qua saliamo e mettiamo. Io sinceramente, ecco, io basta, non lo faccio perché avendo già salato e fatto le uova per me è più che sufficiente, però se volete potete salare per fare tutto tranquillamente. Direi perfetto, sono passati 7 minuti in totale, abbiamo fatto 5 di verdure grossolane e 2 minuti di scalogno comunque. E adesso aggiungiamo, mettiamo tutto dentro nella nostra, nel nostro composto di uova. Ok, mischiamo bene il tutto. Ok, perfetto. Guardate qua, perfetto. E ora mettiamo tutto ancora in padella. Eccoci qua, mettiamo la fiamma bassa. Olio non ce n'è bisogno di aggiungere perché comunque sono rimasti i residui precedenti. Cioè direi che è inutile aggiungere ulteriore olio. Non ci, se la nostra padella è antiaderente, sicuramente non si appiccicherà nulla. Si spera. Perfetto amici, ora facciamo cuocere la frittata il meno possibile, dato che continueremo la cottura in forno. È sufficiente che alla fine l'impasto si riesca a girare. Cioè presumo 2-3 minuti per lato, o dipende dalla vostra grossetta della padella, a tanti fattori, all'altezza della fiamma. Io sto facendo la fiamma. Eccoci qua amici, come vedete allora praticamente... Ho notato che era impossibile girarla perché si vede che la percentuale di ricotta e formaggio era più ampia di tutto il resto. Cioè ho mantenuto la forma rotonda, l'ho leggermente appoggiata dentro questa bacinella. E dato che c'è scritto che comunque la cottura la faremo in forno, io direi che la parte sotto praticamente è già più che cotta. Mettiamo il tutto in forno per 5 minuti. Eccoci qua amici. Allora, sono passati, ostia, 5 minuti, dai 5 agli 8 minuti. Questa è la nostra frittata, come vedete è cotta perfettamente. Ora la sposterò sul piatto e facciamo un piccolo recap finale. Allora, eccoci qua, ho cercato di fargli mantenere la forma più rotonda possibile. Vabbè, mi si è spezzato un po' come vedete. Allora, come nutrizione eccetera è sicuramente fantastica, cioè se avete il tempo io vi consiglio di farla spesso questa ricetta, anche come colazione 4-5 volte alla settimana, una bella botta, vi dà di sicuramente una carica, magari purtroppo i troppi rossi dicono che tra virgolette colesterolo così non è che facciano così tanto bene, però noi siamo sempre quelle piccole cose che non, cioè in confronto sempre a chi beve Coca-Cola e mangia pizza non è niente di che. Allora, la cottura in forno, dato che io testo tutto insieme a voi, le faccio in diretta le ricette in poche parole, è utile, però si può anche evitare, perché se voi fate la classica frittata come ho fatto io e una volta messa in padella con le uova e la ricotta mischiata con le verdure, potete semplicemente sbatterla, romperla sulla padella
e basta, finisce lì. Anche perché la cottura la lasciate più sulla padella, invece che mettere, stare lì a accendere un forno per niente, è lo stesso identico risultato. Credo che la cottura in forno serva comunque per farla risultare un po' più bella da vedere, cosa che a me non è uscita molto, però vabbè. Invece di spaccarla tutta, come vedete, comunque una forma di circonferenza ce l'ha. Torno a ripetere che io non l'ho capovolta e l'ho messa dalla base della padella al come si dice lì, a questo, mi viene il nome, da metterlo in forno, perché se la capovolgevo si spaccava tutta. Ok amici, come sempre vi ringrazio, scusate il ritardo se non ho pubblicato settimana scorsa, vedo che comunque siete sempre alla fine che io pubblico o non pubblico, l'afflusso non cambia, cioè credevo di avere un picco, invece l'afflusso è sempre costante, normale, alti e bassi, che io pubblico no. C'ho sempre i miei 120 visualizzazioni al giorno, se avete qualche domanda fatemela pura, like, commenti, condivisioni, iscrivetevi, ciao e alla prossima!